tutti e bentornati. Oggi parleremo di winter sowing, ovvero quella pratica che permette di seminare in anticipo, già in febbraio, marzo, eccetera, e poi mettere all'esterno le nostre semenze protette da una serra. Vi faccio vedere cosa si può piantare in questo periodo. Il video di oggi è dedicato un po' ai fiori filler, ovvero quei fiori che servono a riempire i nostri mazzi e le nostre composizioni, non sono i fiori principali. Sono solo dei fiori di accompagnamento. Per prima abbiamo la mattiola. Questo fiore è antico, spesso e volentieri lo si trovava nei giardini delle nostre nonne. È un fiore biennale o annuale, un po' a dipendenza dal proprio clima. Raggiunge l'altezza di più o meno 50 cm. Ne ho una varietà qua che è mista con diversi colori e sopporta molto bene le temperature fredde. Quando piantiamo la mattiola bisogna prestare attenzione a non mettere i semi troppo in profondità, infatti questi germinano meglio con l'aiuto della luce del sole, quindi andranno sparsi solo sulla superficie del nostro terriccio da semina, inumiditi e mantenuti umidi finché non germineranno. Un'altra pianta che desidero piantare quest'anno, che è un ottimo filler, è la gastache o la menta coreana. Questa menta, oltre ad avere un ottimo profumo e quindi a dare ai nostri bouquet un valore aggiunto, ha delle bellissime infiorescenze a pannocchia viola, che possono appunto risultare un ottimo accompagnamento ai nostri bouquet. Anche questa va seminata sulla superficie, non troppo in profondità, e può raggiungere un'altezza di circa 50 cm. Da sapere, come tutte le mente, potrebbe essere infestante, quindi è la prima volta che la pianto, non so bene come si comporterà, ma se si comporta come tutte le altre mente, solitamente prende il giardino. Le prossime due piante che vi presento sono dalla stessa famiglia, sono entrambe delle Salvia Virdis, in due tonalità differenti, una viola e una rosa. Entrambe raggiungono l'altezza di circa 50 cm e hanno anche loro un profumo che può appunto dare al nostro bouquet un valore aggiunto. Inoltre questa salvia ha un periodo di fioritura molto lungo, dai 3 ai 4 mesi, e già dopo 4 settimane dalla messa a dimora possiamo aspettarci dei fiori. Le prossime due sono piante selvatiche che spesso e volentieri troviamo nei nostri pascoli. La prima è la Ammi bisnaga e la seconda è la Dacus carota, ovvero la carota selvatica. Entrambe fanno delle infiorescenze ad ombrello bianche che danno veramente una struttura ai nostri bouquet molto interessante. Una cosa da sapere, la carota è una pianta molto invasiva ed è robustissima, quindi vi consiglio magari di metterla in una zona del giardino nella quale non andrà proprio a rovinare tutta l'aiuola, magari contenuta o per i primi tempi in un vaso, perché no? La Ammi bisnaga fa delle infiorescenze ad ombrello come la carota, ma molto più grandi, raggiungono quasi 20 cm. Inoltre, quando seccano, sono perfetti anche come fiori essiccati, in quanto la loro struttura da fiore secco è molto interessante. La Ammi bisnaga raggiunge un'altezza dal metro al metro e 20, quindi è una pianta imponente, mentre la Dacus carota è un po' più bassa, dai 40 ai 100. Comunque sono delle piante che hanno una certa presenza. E le ultime due piante filler che voglio piantare oggi sono la camomilla da taglio, questa camomilla da taglio, che anche questa, come tutti i filler, oltre a essere un accompagnamento ai fiori principali, hanno anche il valore del profumo. Quindi andrò a piantare questa camomilla da taglio, che dovrebbe essere una perenne. Io l'anno scorso ho provato già a piantarla in giardino, però purtroppo non vedo ancora i risultati. Anche qui la camomilla, anche questa essendo un'erba selvatica, può prendere un po' il sopravvento della nostra aiuola, quindi anche lì andrà un po' controllata. E l'ultima si chiama Molluccella o Campana d'Irlanda. Anche questa è una pianta che ha un'ottima struttura verde di riempimento per i nostri bouquet. Raggiunge un'altezza dai 60 ai 100 cm, quindi anche questa è molto, ha una presenza importante nel nostro giardino. Io l'ho piantata l'anno scorso perché ero curiosa di vedere se germinavano le semenze che ho ordinato online. Infatti mi è venuta una piantina che ora è in giardino. Ed è lì, nonostante ha nevicato più volte e ha fatto un sacco di freddo,
è lì e aspetta solo di poter svilupparsi al meglio. Quindi nella nostra zona in Ticino potrebbe essere anche perenne. Bene, adesso andremo a prendere il nostro terriccio da semina. Io userò questo terriccio che è fatto apposta per appunto la germinazione dei semi. Può andare bene anche qualsiasi terriccio per le erbe aromatiche, solitamente hanno una struttura molto sottile e leggera, è quello che serve ai nostri semini per germinare al meglio. Ricordiamoci di spezzare qualsiasi tipo di grumo, perché le radici dei nostri semini non sono abbastanza forti per romperli da sole, quindi creiamo la situazione migliore per i nostri semini. Una cosa molto importante è inumidire il nostro terriccio prima di metterlo nelle vaschette nei quali metteremo i semi. Perché? Perché se noi andiamo a mettere del terriccio asciutto, la nostra semenza, e poi bagniamo con magari un annaffiatoio, i nostri semi spariranno o si sposteranno, non sapremo più dove sono andati a finire. Invece, inumidendo prima il terriccio, daremo già l'umidità necessaria al seme per germinare, senza dover andare poi a bagnare e a spostare tutto quanto. Al limite si può inumidire solo spruzzando con lo spruzzino. Il mio metodo appunto consiste nel bagnare prima il terreno, mettere le mie semenze, coprire con uno strato di granulato di argilla espansa per mantenere l'umidità, anche se lo metterò all'esterno, ma così almeno non devo andare a spruzzare tutti i giorni. E in più questo granulato evita la formazione dei moscerini, che sono fastidiosi quando specialmente si coltiva sia all'interno ma anche all'esterno, e evita anche la crescita di eventuali funghetti o muffe eccetera. Una cosa importante: non va concimato subito il nostro semino, perché la germinazione non ha bisogno di concime. Cominceremo a fertilizzare le nostre piantine dal momento che avranno almeno due foglie vere. Sono coperte, ora andremo a metterle in serra e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!